Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo qui in compagnia di Badria Razem. Ciao a tutti. Pronunciato bene, Badria. Pronunciato benissimo. Ok. Che è una cantante, ora vi diciamo un po' tutto quello che è l'argomento di oggi, perché oggi vogliamo parlare proprio della differenza tra il canto moderno, il canto pop e il canto lirico. Siccome entrambi abbiamo un'esperienza sia in un campo che nell'altro, abbiamo deciso di fare questa puntata per rispondere un po' alla curiosità, perché mi chiedono spesso ma quali sono le differenze, e quindi dopo la sigla capiremo quali sono queste differenze. Sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, eccoci qua. Prima di andare avanti con questo video, io vi chiedo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per ricevere le notifiche per ogni video in uscita. Allora, Badria è una ragazza che io conosco da relativamente poco tempo, è vero? Beh sì, qualche anno. Però c'è una bella collaborazione, poi vi diremo anche che domenica, cioè dopodomani. Non lo svegliamo ancora. Non lo svegliamo, vi diremo dopo. Quindi andiamo alla puntata, al canto, parliamo di canto. Tu quanto è che canti? Beh, allora, io credo di aver sempre cantato. Cioè, mia mamma mi ha sempre detto che sin da che ero piccola, avevo 3 anni quando ho partecipato per la prima volta alla mia prima recita. E avevo già la parte da solista al primo anno di asilo. Oh mio Dio. Sì, un po' un enfant prodige. Bene. E poi ho studiato un annetto, soltanto fatto canto da privatista. Sì. E poi in realtà i miei primi studi che riguardano la musica sono studi classici. Cioè io ho studiato per la prima volta da privatista pianoforte classico da quando avevo 8 anni fino ai miei 14 anni. Quindi ho studiato pianoforte classico. E infatti tu sei anche una brava pianista, perché ti ho sentito suonare. Beh. Diciamo, nel senso che i cantanti solitamente non è detto che siano pianisti. Beh, certo, non è. Si accompagna, sì. Però ho sentito che tu sei molto brava. E tu hai sempre cantato musica moderna. Musica leggera, sì, prevalentemente sì, perché un po' a gusto di mio padre, un po' diciamo, i suoi gusti richiamavano la musica soul, jazz, quindi lui ascoltava molto, sì, in particolare Sting è stato uno dei suoi artisti preferiti. You remember me when the western moves among the fields of barley. Yes. Okay. E quindi diciamo sono nata in questo ambiente musicale che ha favorito la mia crescita, però ho cominciato prima con il pianoforte, quindi ho fatto forse un percorso inverso. Ah, rispetto a quello che è il canto. Certo. Bellissimo. Quindi, e poi invece da poco tempo studi canto lirico anche. Sì. Ok, io vi dico anche, io ho sempre cantato musica moderna, musica leggera, soprattutto nell'ambito rock, da quando ero più piccolo, e poi ho fatto canto lirico, sono diplomato in canto lirico, però la mia passione rimane sempre la musica rock, la musica pop in generale. Quindi però ho delle nozioni riguardo alle, diciamo, a quali sono le differenze. Però siccome io sono maschietto e una voce femminile un po' diversa, io volevo fare proprio una puntata facendo vedere alcune differenze sia della voce maschile sia della voce femminile. Perciò è qui Badri, altrimenti non servirebbe a nulla. Grazie. Scherzo ovviamente. Allora, quindi tu che differenze hai trovato tra il canto pop e il canto lirico? Beh, allora faccio una piccola premessa. Sì. Io ho sia la triennale che il biennio in canto jazz, quindi ho completato questo mio percorso, perché avendo cominciato da privatista con il pianoforte classico, poi ho deciso di continuare con la mia passione più grande, quindi il canto, appunto jazz, e qui mi sono laureata nel conservatorio di Matera, e poi non so... Per quale motivo, non contenta, ho deciso di iscrivermi al biennio in canto lirico. Sì. Mi sono preparata da privatista, giustamente. Sì, per fare l'esame d'ingresso. Per fare l'esame d'ingresso, come giusto che sia, perché non è semplice cantare. Certo, adesso certo. Lo capiamo perché. e poi adesso sono iscritta, quindi regolarmente a canto lirico. A canto lirico, al biennio, sì, sempre qui a Matera. Benissimo.
Tra l'altro abbiamo anche un maestro in comune, io ho studiato col tuo stesso maestro, che salutiamo, Francesco Zingariello. E quindi appena finirà questa puntata ci vincerà. Speriamo di no. Bene, allora vediamo un po' queste differenze. Io vorrei fare proprio delle differenze facendo sentire magari la stessa canzone cantata prima in un modo leggero e poi in un modo lirico, per far vedere proprio come si canta, quali sono le differenze proprio all'atto pratico. Sì, beh, perché può sembrare magari una cosa molto scontata, sì, mentre invece non lo è. Così come magari si pensa che il canto pop, il canto jazz, quindi la musica leggera, possa sembrare così facile anche da, sì, non lo so, da impostare, quando invece si parla del canto lirico si usa, cioè la prima parola per descrivere il canto lirico è quella di impostare la voce. E quali sono, diciamo, le differenze sostanziali che hai trovato tu tra il canto moderno e il canto lirico? Allora, come analogia, prima di tutto, alla base di tutto c'è la respirazione. Sì. E quindi la respirazione diaframmatica, ovviamente. Sì. In realtà sono magro, ma grazie alla respirazione diaframmatica. Beh, io non posso fare la stessa cosa. Non è vero. Quindi dicevo, la respirazione diaframmatica, certo, alla fine è la stessissima cosa, perché è la base sia del canto pop, del canto jazz moderno, sì, che soprattutto del canto lirico. Sì. Un'altra però differenza invece che ho trovato è proprio l'approccio anche dal punto di vista fisico. A parte la respirazione diaframmatica, abbiamo la laringe, sì, che mentre nel canto pop si abbassa ma non troppo, nel canto, sì, lirico invece bisogna completamente essere rilassati. Esatto. Quindi avere la laringe completamente bassa per consentire al suono di essere portato completamente avanti, sì, perché il suono, diciamo, in maschera, che viene chiamato nel canto lirico, è un suono che tende a proiettarsi in avanti e che risuona appunto grazie alla nostra cassa toracica, quindi al nostro diaframma, e anche alle cavità nasali e paranasali, che, esatto, sono le nostre casse, diciamo, di risonanza. Sì. Questo viene anche nel pop, chiaramente. Sì. Solo che, giustamente, non essendoci microfoni nel canto lirico, bisogna, esatto, proiettare la voce in avanti, diciamo, in questo, esatto, modo qua, per andare a liberare tutta quella che è la voce, compreso gli armonici che si creano quando una voce è proiettata bene, mentre il microfono per noi fa... Beh, non fa, diciamo, un 50%, non dovrebbe essere ci così, aiuta. Però aiuta nel canto leggero, aiuta abbastanza, aiuta, sì, molto. Bene, allora facciamo vedere delle differenze proprio su come cantare una canzone magari in due modi diversi. Sì, così. Differenze sostanziali, così, diciamo, nell'atto pratico. Hai cambiamo. Una canzone che ti piacerebbe fare? Sì, adesso vediamo, proviamo, okay, insieme. Ok, scopriamolo. Bravissima Badria. Grazie. Come io già la conoscevo, sia però nel canto moderno che come impostazione lirica, avete visto, una voce molto molto calda, molto bella. Da mezzo soprano. Così a mezzo. Precisiamo, sì, sì, sì. È importante. Il soprano è la voce più alta, poi c'è il contralto, che è la voce più bassa delle donne. Lei sta al centro, nel significa mezzo, che ha sia dei bei bassi, però anche gli acuti, non come il soprano così alti, però accendiamo. Sì. E sono un po' più scuri rispetto al soprano. Corposi, certo. Avete presente? Bene, e quindi abbiamo visto queste due differenze nella voce femminile. Adesso, Mario... Non ci siamo preparati. Sì? Beh, ci fai ascoltare anche tu qualcosa? No, io non posso. Ma come? Certo. Che sono...
complimenti. Grazie Maria. Bene, per concludere questo video io direi un'ultimissima cosa, che almeno per quella che è la mia esperienza nella musica pop, nella musica leggera, io ho sempre cantato delle canzoni anche improvvisando un po', rendendole mie. Ciò che invece nella musica lirica, probabilmente essendo tutto scritto, è difficile. Beh sì, allora, venendo appunto dal jazz, lì l'improvvisazione è pane alla quotidiano, base, esatto. È pane quotidiano, anche se lì alcune cose sono scritte in realtà, certo, sì. Non sono proprio frutto della nostra improvvisazione, sì. Estemporanea. Sì. Invece nella musica classica hai ragione, ci sono cose che ovviamente sono tutte scritte, quindi bisogna rispettare, addirittura bisogna rispettare tutte le dinamiche che ci sono, esatto. Quindi dal piano, crescendo, tutto forte, forte fortissimo, tutto, sì. Però viene lasciata un po' di libertà, soprattutto nella parte finale, oppure quando ci sono delle cadenze, sì. E quindi lì diciamo che il cantante può, sì, può le improvvisare. Sono le parti diciamo conclusive di un brano, dove esatto, ci sono le fioriture. E non solo, magari dove ci sono delle grandi corone, esatto. Si può tranquillamente improvvisare lì con una cadenza. Il cantante può, diciamo, spieghiamo, le corone non sono quelle della regina, ma la corona è il punto coronato, è un simbolo musicale che significa che si lascia libertà all'esecutore su una nota, ad esempio vince, della durata di questo suono decide l'esecutore. Il direttore aspetta, i violini esatto. E guardano il cantante. Appena Pavarotto decide, l'orchestra riprende a suonare, la certo. Corona è quella. E quindi lì il cantante può decidere di, tra virgolette, quindi improvvisare e fare delle fioriture, delle quindi fioriture, colorare sì. Un po' quella che certo. È la parte melodica, improvvisando, quindi aggiungendo delle note, diciamo così. Ma che è professionale questa donna, mi piace. Brava Badria, senti, quindi... Svegliamo quello che ci sarà domenica. Noi abbiamo fatto una collaborazione. Sì. Io ho scritto una canzone, una canzone che parla dell'amore in generale, che uscirà proprio il giorno di San Valentino. Eh certo. Che è dopodomani. E ho pensato, conoscendo Badria e seguendola anche su Instagram, eccetera, abbiamo fatto anche altre collaborazioni per un progetto di Battisti, vabbè, che non siamo qui a raccontarvi. E le nostre due voci mi sembravano essere abbastanza affini, quindi ho pensato di far cantare Badria insieme a me, quindi abbiamo fatto un duetto con questa canzone che si chiama Lo sai che? Lo sai che? Uscirà questa canzone domenica. E quindi speriamo, insomma, che questo duetto vi piaccia e questa canzone sia di vostro gradimento, quindi domenica, mi raccomando. Tutti sintonizzati, alle ore 14. Alle ore 14. Il 14 alle 14. Certo. Facile. E se avete ancora domande sul canto lirico, sul canto pop, sul canto jazz, su tutto quello che volete, fatecela, intanto noi poi andiamo su Wikipedia a vedere e possiamo rispondere in maniera tranquilla. È così semplice la vita.